45 anni di attività in campo accademico e in campo pittorico, e non era altro che anche un'occasione per presentare una mostra degli ultimi 15-20 anni. In più anche festeggiamo una donazione che offro alla comunità di Revere, e allo stesso tempo anche incontrare gli allievi che sto lasciando dall'università, ma anche gli amici di scuola e soprattutto la comunità di Revere. Io ho iniziato praticamente parallelamente, mentre studiavo a chimica industriale, quindi molto faticoso, mi rilassavo con dei disegni che provenivano magari dal pittore del 400, 500, quindi mi sono fatto un po' una mano. Io ho frequentato anche il DAMS per 2-3 anni, però dopo ero già laureato, ero in carriera, quindi ho dovuto tralasciare. E un mio quadro è stato donato a Papa Francesco. Un quadro che ricordava il piccolo Island, rappresentava un pappagallino ara, che sono le specie a rischio estinzione, e che naturalmente ricordava sia per gli aspetti ambientali, sia per l'attenzione all'ambiente, ma anche per gli aspetti sociali che stiamo vivendo, è stato molto forte anche l'impatto. Sono venuto volentieri a portare il saluto dell'Accademia Nazionale Virgiliana, perché il professor Morselli ne è un rappresentante veramente degno. Racchiude in sé le due anime dell'Accademia, perché oltre ad essere uno scienziato è un artista, e quindi per noi è un personaggio molto significativo. Tra l'altro mi è a fianco nel Consiglio di Presidenza, e quindi ho l'opportunità di seguire anche i suoi consigli e di avere un apporto concreto alle nostre iniziative. Questa mostra qui, gli Stellari, risulta molto particolare. Sono 15 anni di ricerca pittorica e tutti eseguiti questi quadri nell'ultima notte dell'anno. Nell'ultima notte dell'anno, 15 anni, quindi un'evoluzione, è stata anche un'emozione riprendere tutti questi quadri che non avevo mai esposto e naturalmente mostrarli. Perché l'ultima notte dell'anno? Perché naturalmente non seguire l'onda delle nottate, delle bevute così già fatto in tempo così, ma soprattutto anche aveva una valenza per vedere, fare un bilancio in grande solitudine, un bilancio dell'anno passato e quello futuro. È stato anche un travaso di esperienze, allo stesso tempo poi l'ambiente nella pittura, vedi la conquista del Prato, le piogge acide, eccetera, eccetera, c'è sempre stato questo collegamento dell'arte e con l'ambiente stesso.